Ciao ragazzi! Allora, oggi la rivoluzione francese. Ovviamente fatemi delle domande se non capite. Allora, la rivoluzione francese scoppia in Francia e... grazie caro. Allora, la Francia è un paese dalle forti contraddizioni. Perché? Se da una parte la Francia è il paese dell'illuminismo, quindi della corrente filosofica votata alla libertà di pensiero, di stampa, di parola, civile, quindi tutto quello che volete, è anche però il paese dove c'è ancora il cosiddetto ancien régime, l'antico regime, il regime assolutista, il regime che ha tutto per lui, tant'è vero che il 98% della popolazione, il popolo, che è rappresentato da operai, contadini, artigiani, borghesi, praticamente alla mercé di classi sociali che costituiscono appena il 2% della popolazione, ma che tengono in mano sostanzialmente il paese. Allora, siamo in un contesto storico nel quale nel 1787 ci sarà una carestia che diciamo che renderà ancora tutto più difficile. Quindi tra il 1787 e il 1789, quindi il paese si impoverisce sempre di più. In aggiunta a tutto questo, molti sono stati i debiti e i soldi che sono stati spesi, ad esempio, per le imprese militari. E cioè, anche perché la Francia dovette finanziare gli americani nella rivoluzione americana. Quindi la Francia arriva in una situazione praticamente di bancarotta. Poi sostanzialmente i nobili si continuavano a spendere per cose, i nobili e il clero non volevano rinunciare ai loro privilegi, ok? E quindi la situazione era drammatica, tanto è vero che il re ritenne opportuno convocare gli Stati Generali, che era un'assemblea, no? Dove le tre classi sociali, i tre stati, dovevano discutere, insomma, e trovare una soluzione al problema. Quali erano questi stati generali? Allora, i tre stati, le tre categorie, nobiltà, clero e terzo stato. Praticamente l'assemblea era stata anticipata dai cahiers de doléances, che erano i quaderni delle dolenze, delle lamentele, nei quali su dei fogli la popolazione scriveva quello che non andava e faceva delle richieste al re, richieste che soprattutto chiedevano l'abolizione di certi privilegi e l'uguaglianza, cioè il popolo voleva essere uguale ai nobili sostanzialmente, ok? Però sorge un problema che nel prendere le decisioni il clero e la nobiltà vogliono votare per classe di appartenenza, cioè si decide se togliere un privilegio ai nobili, si vota per classe. Vota la nobiltà? No. Vota il clero? No. Vota il terzo stato? Sì. Così vince sempre. Esatto, perché loro si coalizzavano, avevano gli stessi interessi e quindi avevano tutto l'interesse a mantenere le cose come stavano. Però c'era una certa consapevolezza, perché non si poteva mantenere le cose come stavano vista la situazione del paese. Così che succede? Che il popolo abbandona arrabbiato l'assemblea nel maggio del 1789. Sì, abbandona proprio, se ne vanno e si recano nella palestra della palla corda. Il trattato della palla corda. Il giuramento della palla corda. E che cosa sancisce questa assemblea? Sancisce il fatto che il popolo e l'assemblea non si scioglierà fino a quando non avrà una costituzione. Ok? Dopodiché si passa all'azione. E il popolo nel giugno, tra giugno e luglio del 1789, nel luglio del 1789 attacca la Bastiglia. Perché attacca la Bastiglia? Perché la Bastiglia era un simbolo
della monarchia, dell'assolutismo, all'interno della quale c'erano anche dei prigionieri politici, quindi aveva un alto significato simbolico. Sì, però si attacca alla Bastiglia più perché ha un significato simbolico, e quindi il popolo attacca la Bastiglia, prende la Bastiglia, controlla Parigi e costituisce la cosiddetta Guardia Nazionale, che è una guardia che deve proteggere il popolo, ok? Chi comanderà poi la guardia? Un certo Lafayette, che è uno degli eroi della rivoluzione americana. Ok? Ci siamo? Dopo, sì, dopo qualche tempo la rivoluzione si estende anche nelle campagne, quindi i contadini iniziano ad assaltare chiese e castelli. State focalizzando un po' tutto adesso? Oh, perfetto. Quindi, che cosa fanno contadini? I contadini vanno ad attaccare le chiese e i castelli perché erano ancora oppressi dal feudalesimo. C'erano ancora i nobili che sfruttavano i contadini come ai tempi del feudalesimo. E i contadini, stufi, incoraggiati da quello che stava succedendo a Parigi, cominciano ad attaccare chiese e castelli. Quindi, che succede? Succede che praticamente la rivoluzione si estende a macchia d'olio e viene emanata la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, nella quale viene scritto che tutti i cittadini sono uguali, ci deve essere uguaglianza, fratellanza, e tutti i cittadini hanno diritto ad essere felici. Libertà, egalità, fraternità. Vabbè, i principi esattamente quelli lì poi. Cioè, viene emanata proprio la Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Poco prima. L'assalto delle campagne da parte delle chiese e castelli da parte dei contadini, quindi poi Dichiarazione dei diritti dell'uomo. No, praticamente attaccano chiese, castelli, chiese, castelli, fanno questa cosa qui. Quindi, dopodiché, si passa alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, nella quale vengono sostanzialmente messi in atto i principi dell'illuminismo, quindi l'uguaglianza, tutti i cittadini hanno il diritto di essere uguali, i privilegi devono essere tolti, e poi tutti i cittadini hanno diritto anche ad essere felici. Quali sono gli effetti della rivoluzione? Ormai il popolo ha in mano il paese. Innanzitutto, la monarchia passa da assoluta a costituzionale, quindi questa è una cosa importante che vi dovete ricordare. Si tenterà all'inizio di fare questo. Poi, un'altra cosa, l'abolizione dei privilegi e del feudalesimo. Sostanzialmente il feudalesimo finisce. Perché bruciarono l'abolizione, le carte che attestavano. Sì, sì, tutte quelle cose lì, certo. Poi, l'abolizione, l'espropriazione dei beni alla Chiesa, e l'abolizione dei privilegi del clero, quindi i preti non vengono più, non dipendono più dalla Chiesa di Roma, ma vengono stipendiati dallo Stato, scelti dallo Stato, e devono giurare fedeltà allo Stato francese, sostanzialmente. Però molti preti francesi non sono d'accordo con questa cosa, cioè loro vogliono continuare ad essere dipendenti dalla Chiesa di Roma, e i rivoluzionari chiamano questi preti clero refrattario. Viene costituito un parlamento con una camera composta da centristi, quindi quelli di centro, che erano per lo più appoggiavano gli ideali della rivoluzione ma erano neutrali. C'erano quelli di destra che erano per la monarchia costituzionale, e c'erano quelli di sinistra che invece erano proprio per la Repubblica, per l'eliminazione di qualsiasi forma. Quelli di sinistra, I girondini da Giroud, dal distretto di Giroud, e i giacobini, insomma, esattamente, che erano una frangia di sinistra. Però che succede? Succede che poi la Francia viene suddivisa anche in distretti regionali, quindi un'altra cosa che viene fatta con la rivoluzione francese. Diciamo regioni. Sì, questi sono gli effetti principali della rivoluzione francese. Allora, il problema però è che c'erano dei disordini, c'era una crisi, perché c'erano ancora molte persone che erano nostalgiche del re. Disordini, malcontento, povertà, carestie, cioè insomma problemi che ancora c'erano. Sostanzialmente si arriva alla conclusione che la monarchia costituzionale dopo breve tempo non può funzionare, e quindi si passa proprio alla nascita della Repubblica Francese.
Questa conseguenza, ricordiamoci che il re aveva provato a fuggire, la cosiddetta fuga di Varenne, sì, no? Era arrivato fino quasi al confine, però poi... L'hanno riportato indietro, quindi... Fatto sta che il re e la regina Antonietta vengono giustiziati. Ghigliottinati. E inizia un problema, perché gli altri stati temono che a macchia d'olio si allarghino rivoluzioni, che magari gli altri sudditi degli altri stati, incoraggiati dai sudditi francesi, possano prendere esempio e quindi possano succedere rivoluzioni, ad esempio in Austria e Prussia. Quindi i sovrani di quei paesi temono la Francia e dicono: bisogna ristabilire un certo ordine. Quindi iniziano le prime guerre contro la Francia, proprio perché questi paesi temevano gli ideali rivoluzionari della Francia. Ok? Allora, il problema è questo, che diciamo che viene istituito il Comitato della Salute Pubblica. In questo comitato è correlato poi il cosiddetto regime del terrore. Perché questo? Perché c'erano continui scontri tra i realisti, quindi i nostalgici della corona, e i rivoluzionari, e il Comitato di Salute Pubblica poco dopo si trasformò proprio in un vero e proprio regime del terrore, e con a capo sostanzialmente Robespierre, che eliminò con la violenza tanti avversari politici. Ecco perché regime del terrore: perché si cercò di difendere gli ideali della rivoluzione con la violenza. Ma dopo un po' di tempo, esatto, proprio per questo Robespierre viene ucciso anche lui, perché perde consensi, e viene istituito il direttorio, nel quale vengono nominati 5 francesi che a rotazione praticamente gestiscono il potere. Questo perché, attenzione, la rivoluzione che aveva fatto aveva suddiviso i poteri. Prima della rivoluzione i poteri erano tutti in mano al re, dopo la rivoluzione potere legislativo al Parlamento, potere esecutivo al re, potere giudiziario al giudice. Dopo la ripartizione dei poteri, esattamente come i principi che abbiamo oggi. Però poi abbiamo visto che la monarchia costituzionale ha fallito, quindi nasce una vera e propria repubblica, la Repubblica Francese, e, però il Comitato di Salute Pubblica, regime del terrore, insomma, sostanzialmente dopo la morte di Robespierre cambiano direzione, e quindi nasce questo direttorio che in teoria dovrebbe essere un po' più moderato. Tutto questo fino al 1799, anno nel quale l'astro nascente di Napoleone, generale brillante, conduce campagne brillanti, vince delle campagne, di ritorno dalla campagna d'Egitto fa il colpo di Stato, e quindi finisce sostanzialmente la rivoluzione francese, che nasce praticamente che va dal 1789 al 1799. Quindi un altro effetto della rivoluzione francese è certamente l'abolizione di molti privilegi, perché tutti i cittadini devono essere uguali. Non tutti i privilegi, ma molti di questi privilegi verranno aboliti. Napoleone verrà accettato dalla popolazione in quanto era uno di loro, si era fatto da solo sostanzialmente, perché non era un nobile, aveva intrapreso una scalata per meritocrazia, e è vero che finisce nel 1799 la rivoluzione francese, ma Napoleone difende gli ideali della rivoluzione, non abolisce tutto ciò che è stato conquistato dalla rivoluzione, e anche per questi motivi il popolo lo ama e farà di tutto anche per riaccoglierlo nel 1815, quando ritorna dall'esilio dell'isola d'Elba. Poi finirà tutto dopo i 100 giorni con la battaglia di Waterloo, e morirà poi a Sant'Elena nel 1821, ma ovviamente per la Francia Napoleone è un personaggio importantissimo, per loro probabilmente il più importante personaggio storico. Ciao ragazzi!